Siamo al terzo giorno di fiera e stiamo continuando a chiedere agli allevatori la motivazione che li ha spinti a partecipare. Salve, io sono Maria Sole Oppici, vengo dalla provincia di Parma. A casa ho un'azienda lungo circa 180 capi tra Frisone e Brune, alpine. E nelle occasioni, nelle manifestazioni zootecniche, aiuto l'azienda Ferrarini nella gestione degli animali in fiera. E secondo me, diciamo, gli allevatori fanno le fiere per passione, nel senso che molti di loro selezionano a casa gli animali e quindi fanno un lavoro di genetica che è, diciamo, è predisposto ad avere la massima funzionalità dagli animali, quindi andare a migliorare i caratteri che possono essere caratteri da latte, apertura del costato, apparato mammario, arti, locomozione. Ovviamente quando poi portano gli animali in fiera cercano di mettere in mostra, diciamo, il lavoro fatto a casa. Quindi è vero che ci sono anche degli allevatori che oggi comprano animali all'estero e quindi forse lì è comunque una passione, diciamo, il fatto di proprio partecipare alle mostre zootecniche. Però per chi porta i suoi animali allevati direttamente da casa si può chiamare tipo una valvola di sfogo, nel senso che dopo tanti giorni di lavoro è un hobby sostanzialmente. E secondo me è bello che gli allevatori facciano questo per far capire alla gente fuori il lavoro che c'è dietro, cioè che nonostante molti allevamenti oggi siano, è vero, allevamenti intensivi, però la maggioranza degli allevatori ha comunque a cuore i suoi animali, ha a cuore la salute dei suoi animali. Geneticamente cerchiamo di lavorare per avere sempre gli animali più funzionali, più sani anche, e quindi secondo me questo è un po' il banco di prova, insomma, diciamo. Quindi diciamo che spinge gli allevatori a fare le fiere, soprattutto far conoscere le nuove razze, altri tipi di razze, perché non ci sono solo le frisone, e comunque sono tutte razze sia da carne che da latte, che offrono, diciamo, grandi soddisfazioni sia dal punto di vista delle quantità di latte che della durata degli animali. Sono Francesco Filippi, vengo da Carrù, che è la, diciamo, la patria del bue grasso, che è la particolarità dell'allevamento della razza bovina piemontese. Ho un'azienda agricola proprio lì insieme a mio fratello e gestisco 110 vacche e faccio ciclo chiuso, quindi linea vacca vitello, ingrasso i vitelli che nascono e li vendo in una macelleria di mia proprietà, diciamo. Perché venire in fiera? Secondo me è importante venire in fiera per dare visibilità a una razza che ha una caratteristica poco conosciuta forse, ma veramente apprezzata, che è la tenerezza della carne, e quindi nonostante siamo poco conosciuti, dare visibilità al nostro prodotto in una fiera è il modo migliore per pubblicizzarla e farla conoscere il più possibile. Si è conclusa anche la terza giornata di Fiera Internazionale del Bovino da Latte. Ci vediamo domani per l'ultimo giro di domande agli allevatori.